Il mio adorato. Ciao Massimo Ranieri. Ciao Massimo. Ciao Sia. Ciao Sorellina, amore della zia. Alzatemi l'audio così. Ciao, Come stai? Buon pomeriggio a tutti. Bene Mara, bene, sono qui in casa come tutti quanti noi e mi sono fatto i miei 70 giorni di quarantena, non 40 ma 70, e ho messo il naso fuori casa praticamente neanche il 4 maggio, quando ormai c'era già, no, la direttiva per poter uscire, non tutti quanti. Io ho aspettato ancora una settimana e ho incominciato a farmi le mie passeggiate qui sotto il Tevere per rimettermi un attimino in forma, per prendere una boccata d'aria, certo. Insomma. Però ho rispettato e continuo a rispettare le direttive del governo, sono qui in casa, non cucino perché non so cucinare, non so fare neanche due uova, no, quelle le so fare, però insomma sto qua. Tu stai bene? Ho sentito questa notizia, terribile. Allora, devi sapere che io tanti anni fa, durante uno spettacolo che era la 12ª notte con la regia di Giorgio De Lullo, e in un salto io mi ruppi il tendine del malleolo, e ti posso garantire che sono stato 7 mesi, 8 mesi ingessato e facevo lo spettacolo. Ah. Noi per questo mondo nostro, che è la nostra vita, facciamo questo ed altro, Mare. Ma hai dato una bella notizia! Mi dispiace molto, speriamo che non sia una frattura. Speriamo di no, Massimo, non so, adesso appena... No, vado a farmi la radiografia, ma guarda... Guarda, ma... Mi avevano detto vai subito, ti portiamo in Mara, ospedale. Guarda Mara, la cosa peggiore non sono le ossa, sono i tendini sono terribili, le ossa se mette a posto, non ti preoccupare, stai tranquilla. Domani mattina tutto il più a fare la radiografia, speriamo che non sia nulla di serio, insomma. Ho preso pure una botta in testa, terribile, però sono lucida. Senti Massimo, vabbè, mi capita sempre qualcosa. Si vede, come sempre, io non come lo so. Sempre. Devo andare a farmi benedire. Senti Massimo, però ho letto una tua intervista dove tu hai detto dimmi. Tu sei a casa con tuo marito, sì, me lo saluti. Sì, te lo saluto, certo, te lo saluto. Siamo anche noi, abbiamo salutamelo fatto tanto, salutamelo anche tanto. Noi Massimo, abbiamo fatto. Dicevi? La quarantena l'abbiamo fatta anche noi, non siamo mai usciti. Io veramente uscivo soltanto per venire qui in studio. Certo. Io ho fatto la settantena, non la quarantena. Tu pensa, Mara, che io il 3 di marzo dovevo essere ad Alba, due giorni prima ero stato a Torino, e il 3 di marzo dovevo essere ad Alba, e sono uscito dall'albergo. Nel frattempo hanno chiamato Marco, il mio agente, e ho detto guardate che c'è un caso, c'è un contagio qui ad Alba, per cui lo spettacolo viene annullato. Ma io stavo andando in teatro, ho girato la macchina e sono tornato a Roma, e dal 3 notte di marzo io sono chiuso in casa, sono rimasto fino al 12-13 di maggio. Per cui settantena mi sono fatto. Settantena, però l'hai... Chiuso, senza neanche mettere il naso fuori. In un'intervista tu hai detto, però è stato anche un periodo... Sì. Di riflessione, dove ho avuto modo di pensare a tante cose, al mio lavoro, anche dal punto di vista creativo, stranamente stimolante. Mara, un periodo di riflessione più che altro non sul lavoro, ma sulla vita. Cosa succede? Che ci sta succedendo? Come è successo? Perché è successo? Non lo sappiamo perché è successo. È un nemico terribile, come tutti quanti noi abbiamo detto e stradetto, e lo ripeto ancora, che non conosciamo, non lo puoi combattere, ti aggredisce, non sai come, dove, quando e perché. E allora questo ti fa riflettere non sul lavoro, ma ti fa riflettere sulla vita, certo. Di quanto veramente, certo. La vita è così, è un battito di ciglia. Ti mette una grande Massimo, angoscia, perché non ti dà nessuna sicurezza, non siamo più sicuri di niente. Se ti fa piacere, finita la tua intervista avrò subito il collegamento con Milano col professor Galli, sì.
Magari se tu rimani poi 5 minuti col professor Galli, sì, e hai, perché sono un po' le domande che ci siamo fatte tutti, perché mi farebbe piacere che tu potessi interagire, certo, col professor Galli. Adesso però omaggio alla tua carriera meravigliosa. Io sono un istrione, ma la genialità è nata insieme a me. Nel teatro che vuoi, dove un altro cadrà, io mi surclasserò. Io sono un istrione, ma la teatralità scorre dentro di me. Quattro tavole in croce e qualche spettatore, chi sono lo vedrai, in una stanza di tre muri tengo il pubblico con me, sull'orlo di un abisso oscuro, col mio track e coi miei tic, e la commedia brillerà del fuoco sacro acceso in me, e parlo e piango e riderò del personaggio, yeah, che vivrò. Che bella questa canzone, che bello che sei tu, Massimo! No, è la canzone che fa belli. Capolavoro del piccolo grande vecchio, quel piccolo grande uomo che è stato Charles Aznavour, che ancora porto nel cuore, ovviamente. Rivedendo un po' tutti questi passaggi... Beh, sono momenti... Sì... insomma, è proprio una bella mappata, come diremmo noi a Napoli. Mappata, sì. Da ragazzino proprio, l'ultima immagine, la penultima immagine, mi ricordo, è il primo giorno di girato con Anna Magnani. Il primo giorno, quello vestito da militarino, ed è stato il primo giorno che ho girato con Anna Magnani. Poi le immagini di Barnum a me mi emozionano sempre, perché è stato un duro lavoro in giro per l'Italia con il circo di Liano Orfei, per imparare a andare sul filo, sulla palla, a fare le clave e quant'altro. E devo dire, quelli sono stati momenti meravigliosi della mia vita, perché ho frequentato un mondo a me completamente sconosciuto, se non quello da ragazzino, magari avrei visto qualche tendone, no? Io non sono mai stato al circo perché non avevo tempo, però... Vederlo in televisione è affascinante, fascinoso, e io ci vivevo dalla mattina alle 9 fino alle 4 del pomeriggio, 5 del pomeriggio, ho scoperto una famiglia fantastica, persone meravigliose, tu sei stato piene un di anno amore, con piene loro. Di dedizione per questo mestiere. Sei stato un anno? Io sono no? stato un anno Hai con loro. Hai vissuto con sì, loro? Sì, quasi un anno. Quasi, sì. Ho vissuto così, praticamente io entravo la mattina alle 9, mangiavo con loro, andavo poi in albergo a riposarmi e ritornavo alle 3 del pomeriggio fino alle 6, fino a così, e poi loro iniziavano lo spettacolo e io ogni tanto mangiavo in roulotte con loro, stavo con loro e ho scoperto un mondo fantastico, fantastico, un attaccamento a quello che fanno. Un amore sconfinato, veramente sconfinato, meraviglioso. Ma, Massimo, tu all'inizio mi hai detto, sì, in questo periodo di settantena ho avuto modo soprattutto di pensare alla vita, alla mia vita. Ecco, ma quando pensi alla tua vita in questo periodo, che cosa hai pensato? Ma io non ho pensato, Mara, solo alla mia vita. Io ho pensato alla vita di tutti quanti noi, della comunità. Ho pensato soprattutto, ovviamente, alla mia famiglia, mia figlia, mio nipote, che purtroppo non ci siamo potuti vedere. Adesso ci siamo promessi che con questa apertura fra 3 giorni, che si aprono le frontiere, lei parte dalla Cassia e viene qui a casa mia e ci vedremo e staremo insieme. Ma ho pensato alla comunità, a tutti quanti noi. La cosa che più ci ferisce e che più... ci frustra in questo momento, sicuramente leggo il pensiero di tutti quanti noi, anche tuo, quello di non potersi toccare, sì, abbracciarci, sì, bere un caffè insieme. Questa è la cosa terribile, è la cosa che più ti angoscia, il non potersi abbracciare, il non potersi
vedere e scambiare due chiacchiere senza mascherina, senza guanti e senza tante cose, cose che dobbiamo continuare a fare assolutamente. Sì. Adesso sì. Dobbiamo ancora farlo e mi raccomando facciamolo, io lo faccio, ho le mie mascherine, ho i miei guanti, quando vado a correre o quando vado a passeggiare mi vesto, diciamo così. Quando sarà il momento, sarà il momento più bello sicuramente della nostra vita, potersi riabbracciare. Siamo lontani, siamo però, vicini ma siamo lontani. Massimo, questa è una cosa che mette una gran tristezza. Sono d'accordo con te, penso però che la paura ci rimarrà sempre. Io penso che usciremo da questo, se ne usciremo, perché poi sentiremo, professor Galli, sì, cosa dice, tutti più fragili, dobbiamo tutti più vulnerabili però, e anche impauriti. Però io voglio dedicarti... Assolutamente, quella ci rimane. Assolutamente, questa parte di Domenica In, questa prima parte di Domenica In, veramente è un omaggio che io voglio fare a te, alla tua grandezza, a quello che tu sei, noi, non so più da quanti anni ci conosciamo. Sono 69 anni. Giovanni Calone, comincio da quando eri piccolo. Sei il quinto di 8 figli. Grazie. Mamma Giuseppina, papà Umberto, e questo filmato Umberto è dedicato a voi. Fammi vedere, sono curioso. Te faccio vedere, zia. E alla fine di questa strada abito io, al numero 41, all'ultimo piano, dove con usciuscio palazzo potevo pure cari. Con un soffio il palazzo poteva anche venire giù. Ecco lì abitavo io. Ti ricorda a casa via Opalonetta, Santa Lucia? Che piano era? L'ultimo piano. Attico. Una stanza sola. Va bene, una cosa bellissima. Una stanza sola. Mm? Una stanza. Dormivamo 10 persone. In famiglia, 8 figli, io e mio tuo padre, 10. Esatto. In una sola stanza. Esatto. Però stavamo bello caldo, stavamo bene. C'era l'amore, c'era tutto, c'era il calore. Esatto. Grazie Mara, grazie sorellina, che bella sta cosa, che meraviglia, grazie, da tanto che non le vedevo queste immagini. Poi la ultima foto praticamente siamo tutti, c'è mia sorella che adesso c'ha 60 anni ed era una bambina, con i miei fratelli un po' più grandi, era quasi tutti, c'era anche mio cognato, mia mamma, mio padre, insomma, e quello è il pallonetto di Santa Lucia. Io tutte le volte alzatemi che penso l'audio. a quei momenti, e in questo caso che vedo queste immagini, mi sentite? Sì, adesso ti sento, per un momento non ti avevo sentito. E questa ultima fotografia è bellissima, effettivamente, no, dicevo, tutta la famiglia. Questa è quella... Quasi tutta, ma mancava ancora qualcuno. Però voglio dire, quando vedo queste immagini del pallonetto di Santa Lucia, dove io sono nato, mi ricorda Edoardo De Filippo, mi ricorda la Napoli milionaria, mi ricorda Natale in casa Cupiello. Ecco, io sono figlio eduardiano, diciamo così. Questa è una cosa di cui ne vado fiero e mi onora. Senti, Massimo, però è stato papà che credeva molto in te, no? È stato lui un po' che ti ha spinto no? Il tuo papà è stato il mio primo ammiratore. Lo vedi? Certo, è stato il mio primo ammiratore, difatti. Certo, papà Umberto. Papà ha sempre creduto in me. Papà, tant'è vero, mi dava, fa conto ogni tanto, per non farsene accorgere a mia madre, perché voi donne su questo siete terribili, mi dava 100 lire di nascosto per farmi prendere il pullman e andare a studiare canto, quelle rare volte che ci sono andate, perché poi non avevo i mezzi per farlo, non potevo pagare il maestro di canto. E mia madre si incazzava, ovviamente diceva, ma che dai, chi l'ha da faticare, deve lavorare, mandala a faticare, che servono i soldi a casa, che servono i soldi a casa. Mio padre invece ha sempre
proprio caparbio, tosto, ha insistito e ha avuto ragione lui, che Dio lo benedica. Senti Massimo, e poi da bambino, proprio ragazzino, tu andavi a fare i matrimoni e tu eri molto contento perché finito il matrimonio tu arrivavi a casa e portavi anche il cibo, il mangiare, la torta, cioè per cui anche mamma erano tutti molto contenti di sti matrimoni. No, allora io ne vado fiero e orgoglioso, Mara, io ho fatto matrimoni, battesime e cresime e feste di piazza. Quella è stata la mia palestra, come di tanti altri miei colleghi della mia... Eccolo là, quello è stato il mio primo debutto in società. Diciamo così. E dove eri? Te lo ricordi? Volta che mi sono trovato davanti a un microfono. Ero, fosse al Vico Storto di Santa Lucia ed era un compleanno, forse di una mia zia, se non ero. Lì siamo nel 1958, non di più, 57-58. Per cui è stato il mio debutto, tra virgolette, in società. Ho iniziato la mia carriera proprio lì, davanti a quel microfono, e mi sono sentito a mio agio subito, come se fossi nato per fare questo mestiere, non lo so come dirtelo, Mara, però la cosa che mi fa piacere che tu mi hai ricordato, e che non dimenticherò mai, non si possono dimenticare queste cose, è che io ai matrimoni, ai battesimi, alle crepe, soprattutto ai matrimoni, io ovviamente quando finivo di cantare, che me ne andavo con il mio povero papà, io pigliavo il pacchettino e mi ci mettevo dentro un po' di pollo, qualche patatico e delle patate al forno, un pezzo di carne, perché le portavo a casa e potevano e servivano. Senti, Massimo, allora poi tu a un certo punto, sempre piccolo, sei pure andato a New York a fare, no, una serie di concerti, ma è molto piccolo. Sì. Molto piccolo. Com'è stata questa? Quanti anni avevi? Io avevo 12 anni e mezzo ed ero la spalla di uno dei più grandi cantanti napoletani, che è stato Sergio Bruni, è stato primo maestro. E sono stato in America, sono stato un mese praticamente, sono partito con la nave ancora, non so se per caso avete una foto, ma esiste una foto di tutta la famiglia, amici contro amici, veramente sembrava parte mi basti, ma dovete salutare, io mi sentivo così. Su questa nave che partiva. Ma chi ti ha accompagnato in America? Mi sentivo proprio un emigrante. Chi ti ha accompagnato della famiglia? Nessuno, perché mio padre lavorava all'Little Cedar e non poteva. I miei fratelli erano minori e mi ha accompagnato, ma si è preso la responsabilità, la patria potestà in questi casi, il mio maestro di canto, nonché pianista, di Sergio Bruni, che si chiamava e si chiama Gianni Aterrano, e lui si è preso la responsabilità, mi ha portato con lui, mi teneva sotto la sua custodia ovviamente protettiva, ed è stato un mese che devo confessarti, mi ricordo benissimo poche cose perché ero frastornato. Mara, uno che viene dal pallonetto e si trova nella quinta strada con dei grattacieli. Io stavo sempre così e mi faceva male il collo a un certo punto, perché non riuscivo a vedere la fine di questi palazzi. Io che venivo dal pallonetto e venivo dai bassi napoletani, ovviamente, e questa cosa fu sensazionale per me. E poi la cosa che mi colpiva, le bistecche, la carne, se magnava. La cosa enorme. Non erano bistecchine che noi non vedevamo così, a casa, ovviamente. Così. No, ma noi non avevamo proprio la carne a casa all'epoca, non c'erano i soldi per comprarla. C'erano certe bistecche così, una roba... tu lo sai, no? In America è tutto più grande. È tutto più grande. A me queste bistecche mi facevano impazzire. Io non ho mai mangiato tanta carne in vita mia e mai più l'avrò mangiata, perché poi non è un alimento... Però in quel momento io vedevo queste robe, queste sbaiaffe così, dicevo ma è possibile? Noi non sappiamo manco che cos'è, almeno a casa nostra la carne proprio non se ne parlava proprio, che non potevamo permettercelo. E poi tornato dall'America è stata una tournée molto bella. Tornato dall'America hai ripreso Ho ripreso a fare le mie feste di piazza. E sei arrivato però nel 1900... Sì, ho ripreso, sì, sono anche un po'... Scusami, parla tu. Che c'è un ritorno.
sei tornato... Mi sono un po' ricostituito, cioè ero un po' più in forza con la carne avevi che avevo mangiato tanto. Arriviamo all'inizio del grande successo, 1966, la svolta a Canzonissima. Tu arrivi a Canzonissima, si chiamava Scala Reale allora, e tu incontri i tuoi miti, perché quelli erano i tuoi miti di allora. Praticamente sì. Ti faccio vedere il filmato. Non ho più l'audio. Non ha l'audio. Sì, adesso. dai, fammi vedere. Io ho sempre sognato di diventare un calciatore, un centravanti. Ed ero convinto di diventare un calciatore. Forse ha avuto ragione mio padre. A quest'ora sarei un calciatore fallito. E poi piano piano è nato in me questo interesse sempre di più verso la canzone. Qualcosa di reale che incatena i nostri amore meraviglioso. Però il mio sogno da ragazzino era di fare il calciatore. Hai capito? Piccolo, piccolino della zia eri lì. Eccomi, sì. Mamma mia, 15 anni avevo 15 anni, Mara, e dovettimo, non so cosa fece la casa discografica, perché ovviamente minorenne non si poteva entrare in certo. Rai, come ancora oggi ovviamente, e credo che all'epoca, parliamo di 53 anni fa, 54 anni fa, dovettero falsificare il documento per poter entrare, se no non potevo mettere piede in Rai. E vidi davanti a me, mi vidi Peppino De Filippo. Fu una roba, i De Filippo per noi sono un mito, come tu ben sai. Mi sono trovato Peppino De Filippo davanti a me e mi sono rimasto imbambolato. Ho conosciuto, ho visto dal vivo e compravo i suoi dischi, i dischi del mio amico Gianni Morandi. Me lo sono visto lì davanti, perché lui è un po' più grandicello di me, come sa. Sì. Ho detto, oddio, in un mondo di sogni, di favole, proprio di favole, veramente è stata un'esperienza incredibile quella, il debutto in televisione a 15 anni. Oggi è normale, lo sappiamo, no Mara? Sì. Oggi i ragazzini sono protagonisti. Eccola, quella è la foto, questa foto che qua invece è la foto della mia vittoria a Canzonissima del 70. Eccola. E siamo Morandi, il mitico Villa, Claudio e io. Perché arriva nel 1970 a Canzonissima la vittoria con la canzone 20 anni, che è una canzone che tu ancora oggi ti emoziona. Esattamente. E io la mando, la tua vittoria, c'ho un sacco di cose oggi. Posso? Poi puoi dire tutto. Sì. Signore e signori, la Canzonissima 1970 è 20 anni, cantata da Massimo Ranieri. La mia vita cominciò come l'erba, come il fiore, e mia madre mi baciò come fossi il primo amore. Che cosa è successo in sala al momento in cui è stato proclamato vincitore? Io veramente mi è scappato in quel momento, Massimo, chissà, come se l'avessero rubato i giornalisti a fotografarmi, la mamma. Così l'ho rintracciato, lui ci siamo baciati come al solito. Dice, mamma, sei contenta? Si è messo un po' a piangere naturalmente, perché lui era commosso, lui è senz'altro. Amore mio per te, è tutto quello che sarà. Io credo che lassù. Thank you.
Che emozione. Beh, grazie, che... Mara, grazie. Eh sì. Pensa com'è la vita, com'è il destino. Canzonissima 1970, tu lo sai, iniziava nel 69 e finiva l'anno dopo, no? Certo. Sempre l'anno prima iniziava nell'ottobre, sì, dell'anno prima e finiva nel gennaio dell'anno dopo. Io nel gennaio dell'anno dopo entravo nei 20 anni, avevo 20 anni, cioè iniziate nel 70 e finite nel 71. Certo. Io che sono del 51, sì, compivo 20 anni dopo 3 mesi, per cui è stato il regalo più bello, la Befana più bella della mia vita, mi ha regalato Canzonissima, è stato un momento incredibile, non credevamo. Senti, una gioia, vabbè, ti lascio immaginare a casa mia con, ecco, i botti, quella è la domanda, volevo sapere, ti abbiamo visto addirittura con la banda, ecco, ma i tuoi genitori, la tua famiglia, chissà, immagino la gioia, cioè io vedendo queste immagini davvero mi emoziono. Ma loro ma sai, Mara, emoziona anche a me a vederle adesso, perché lì per lì non puoi capire l'emozione che loro provavano in quel momento, perché erano ovviamente, vivevano in quel momento un sogno, realtà, finzione o realtà, nel senso che avevano paura, giustamente, che la cosa potesse finire dopo un mese, 2 mesi, 3 mesi. Il nostro mestiere lo sappiamo, lo viviamo momento per momento. È così. Non sappiamo cosa succede domani, un po' come sta succedendo in questo periodo. Per cui la loro paura, ovviamente, dice sì, ha vinto, però che succede domani? Durerà mio figlio? Andrà avanti? Il successo gli durerà? E questa è una cosa che inevitabilmente, tra virgolette, ti mette anche ansia. Per cui la loro paura era che finisse lì, certo, la storia, e che finisse con 20 anni. E arrivederci e grazie, andiamo a lavorare un'altra volta. E invece tu, Massimo, come l'hai vissuto questo successo improvviso, grande, grandissimo? Come l'hai vissuto a 20 anni? Io l'ho vissuto molto, molto serenamente, perché accanto a me c'è stato sempre mio padre, che faceva da freno, mi faceva stare con i piedi per terra. Perché era un uomo, era un operaio, era un uomo concreto, conosceva la vita, conosceva il dolore, conosceva, conosciuto la guerra, conosceva gli stenti, gli sforzi, conosceva la fame, per cui mi teneva sempre tirato per una manica. Stai che viene per terra, perché può finire un momento all'altro, lui mi diceva. E questa è una cosa che ancora me la porto appresso, per cui questo contatto continuo, giornaliero, di minuti, di ore, sempre con mio padre, che mi faceva stare con i piedi per terra, questa è una cosa che mi ha dato serenità e coscienza di quello che poteva succedermi l'indomani, o dietro la porta. Mi preparava sempre al mostro oppure al principe azzurro, non so come, certo, spiegare. Certo. E questa è una cosa che mi ha dato tanta, tanta, tanta sicurezza, grazie a lui. Invece poi da lì sono stati un successo dietro l'altro. Io ho un po' una carrellata di quelli che sono stati i tuoi grandi successi in quegli anni. Massimo Ranieri. Se bruciasse la città, da te, da te, da te io correi. Anche il fuoco vincerei per rivedere te. Addio, sogno d'amore. L'aereo si allontana sempre più. Pietà, pietà, pietà per chi ti ama. Alla mattina nera, chissà quando verrà. E questo dalla vita prendo quello che dà. Rose rosse per te. Cosa voglio da te?
nostri abbracci, i nostri abbracci, Massimo. Tanti, tanti. Speriamo di rifarlo presto, Mara. Speriamo di rifarlo presto, presto. Guarda, presto. C'ho una voglia che tu non hai idea. Perché come te mi fa tanta fatica questa distanza, questo distacco. Dillo a me. Beh, queste immagini parlano da sole, insomma, sono momenti, passaggi, un percorso di tanti, tanti anni di duro lavoro. Io dico sempre che questo è un lavoro molto duro, certo privilegiato sicuramente, però è anche molto duro, fatto di sacrifici, come tanti sanno. Sai che su 10 cose una te ne va bene e quelle altre 9 vanno, come dire, vanno a farsi, come dite voi in Alta Italia, ma Venezia, a Marengo, no? vanno un po' così, si perdono per strada, però quell'uno vale per quelle 9 che poi certo. Non sono state realizzate. E va bene così, la vita è fatta di queste cose, quelle nove cose che vanno male poi ti fanno pensare che tutto sommato una può anche un domani diventare 2 su 10, nel senso che lavori su quegli errori che hai fatto, e io ho sempre lavorato sugli errori che commetto e ne faccio ancora tanti, senza vergogna lo dico. Massimo, poi a un certo punto arriva anche il cinema, con un ruolo meraviglioso, sì. Tu bravissimo, sto parlando di Metello, vieni chiamato da Mauro Bolognini, un grandissimo sì. Regista, e in quel film tu incontri Lucia Bosè. Lucia Bosè, meravigliosa donna, soprattutto sì. Donna. Meraviglioso. E ci mancherà moltissimo. E tu incontri Lucia nel tuo show dopo tanti anni. Io ho intervistato Lucia, forse l'ultima intervista che sì. lei l'ha fatta con me. Qua e abbiamo parlato anche di te, Però io adesso voglio farti vedere queste immagini. Lo so. Meravigliosa Lucia. No, e riguarda, fammi vedere, sì, riguarda fammi vedere. Il tuo show. È il momento di una... di un'attrice meravigliosa, straordinaria. Ci siamo conosciuti tanti anni fa e da allora non ci siamo mai più visti. Io ero e sono rimasto perdutamente innamorato di lei, Lucia Bosè. Dunque, la prima volta che ci siamo incontrati sul set è stato un momento drammatico per me. Dovevo baciarla. Io ho iniziato questa scena. Avevo 20 anni. Io avevo 18 anni. 18 sì. anni. Ho iniziato a baciucchiarla, ovviamente emozionato, anche imbarazzato, insomma. E a un certo punto vedo che lei fa... Mauro, guarda qua com'è rosso! Com'è diventato rosso! Era tutto timido, di colpo è diventato rosso, non si poteva neanche girare. No, non si poteva neanche girare. Ma eri innamorato davvero? È vero. Lo so. Io ero innamorato pazzo di lo Lucia. So. Ed è vero quello che ha detto lei, cioè, io sono diventato Mario, sono diventato tutto rosso, non riuscivo a spiccicare parola, ma una cosa, guarda, e lei si è messa a ridere, giustamente da mamma, perché mi vedeva come un figlio, ovviamente, lei già aveva sia Lucia, la figlia, che Miguel, ovviamente, e mi vedeva come un figlio, ma si è scoppiata letteralmente a ridere a letto. Mauro, guarda qua, è diventato tutto rosso. E io mi sono nascosto. È stato un momento veramente uno dei più imbarazzanti della mia vita. Era di una bellezza. Mara, di una bellezza incredibile. Forse la più bella, Massimo, lo vogliamo dire. Poi di una simpatia. Sì. Sì. Una donna sì, vera. Sì. Ma donna poi, sai, vera, la cosa non attrice. Donna vera, non attrice. Assolutamente.
Poi una cosa strepitosa era di una simpatia clamorosa, di una simpatia clamorosa proprio, clamorosa, meravigliosa. Mi dispiace proprio che non ci sia più, mi dispiace proprio, è stato un vero dolore quando abbiamo avuto questa notizia. Senti Massimo, allora i miei autori sono tutti bravi. Francesco Valitutti, bravissimi, non bravi, Francesco Valitutti si è occupato di questo tuo spazio insieme a tutti. Un abbraccio, te lo saluto. Ma beh, a parte che ieri è stato il suo compleanno, per cui tanti auguri a Francesco. Eccoti qua, non ti vedevo. Ma si vergogna, dai, Francesco. Auguri. Dai, auguri davvero, amore Francesco, mio. Francesco, auguri. Ecco. Sempre un ragazzino. Allora io però ho chiamato l'altro giorno. Sempre un ragazzino. Ciao Francesco. Eccolo qua. E ho chiesto a Francesco l'altro giorno, Francesco, mi devi mettere, io mi ricordavo questi episodi che Alfredo Giannetti, grandissimo regista, fece con Amagnani tantissimi anni fa. E ho chiesto a Francesco proprio di cercarmi un estratto del tuo episodio meraviglioso, perché, ragazzi, è struggente. E lei è la Madonna. Anna Magnani è la Madonna per me. Me so allargata? Non lo so, ma per me lo è. Sì. Poi c'ho il piedone oggi, posso di tutto, guarda, un po' devo alzare, un po' devo stare seduta, un po' mi prende il dolore, un po' datemi la pasticca, insomma, non so. Beh, ma sorellina Mara, non apriamo questo capitolo, perché se no io finiamo stasera poi di parlare, perché l'esperienza con Anna, con la Magnani è stato, vabbè. Adesso stare. Mando il filmato lasciamo, e poi mi dici. Stare. Io canto una politica. Cristina. Non ci dovete pensare, signor. Il peggio è passato. Pensate che domani state a casa vostra. Non ha sofferto, signor. Quando succede così, uno manca se ne accorge. Perché? Che c'entrava lei, poverina? Non angustiate, state calmo, signor. Cercate di riposarvi. Noi adesso dobbiamo pensare a noi. Non è per egoismo, ma per campare che avemmo fa. Campare è un dovere, sì o no? Mamma mia! Giù, signor, giù! Scrive sempre, sta contento. Io non penso che a te solo. Il mio pensiero mi consola, cado piense sulla mente a me. Che immagini, Massimo, e poi questa canzone. Tu sai, Mara? Quella scena lì l'abbiamo girata alle 7 del mattino, è stata la prima scena è stata della giornata, e quando è stato quel momento lì che io la giravo, come vedi, la mettevo di faccia alla telecamera, io avevo la paura di toccarla, con tutto ciò che c'era stato un rapporto meraviglioso con Anna, meravigliosissimo, proprio mi ha preso sul suo seno, è proprio il caso di dirlo, molto mamma lei, e mi ha subito voluto bene, e io avevo paura di toccarla, perché era come toccare una statua del Canova, una delle tre grazie del Canova. Dice, la tocco, come faccio a toccarla? E lei è intoccabile, lei non si può toccare, Anna Magnani non si può toccare. E Alfredo, grande Alfredo, diceva, oh, ma che fai, toccala, no, tanto mica te magna. Dico, lo so,
lo so che non mi manca, però dico, signora, posso... Ah, non ti preoccupare, tocca, ma Massimo mi tocca, ma stai tranquillo, non ti preoccupare. Tocca, tocca. È vero, Massimo, che è stata lei però io avevo 19, a farti conoscere... Io avevo 19 anni lì. È vero che è stata lei a farti conoscere alcune canzoni napoletane, perché tu ne conoscevi altre, e lei invece, ad esempio, anche questa te l'ha fatta conoscere lei. Ha detto, ti ha anche detto, ma tu, ma che... Assolutamente, che assolutamente t'ha detto, sì. Conosci queste canzoni? Tu hai detto no, e lei, che era... che t'ha detto? Cioè, non lo posso ripetere. E dai, e ripeto. Ma che di napoletano sei? Allora, lei a un certo punto mi chiama in roulotte, nell'ora di pausa... Mi fa, ah, ragazzi, vi è qua. Io mangiavo fuori, seduto per terra, ovviamente. E lei mi fa, ah, ragazzi, vi è qua, che fai? Vieni via a mangiare qua da me. Entro nella sua roulotte e lei piglia la chitarra e si mette a cantare. A lei gli piaceva cantare, come sappiamo tutti quanti, e si dilettava a suonare la chitarra. Guarda quanto è bella, guarda quanto è bella, bellissimo. Guarda che questa foto, quanto è bella. È di una bellezza incredibile, Anna, mamma mia. E si mise a suonare, a un certo punto fa, te si fatta una vesta scullata, mu cappiello coi nastri che rose. Si ferma e fa, ah, conosci questa canzone? Dico, no signore, io conosco solo il mio, io paese do solo. E che cazzo di napoletano sei che conosci le Ginevra? Grande! E allora vediamo che poi Anna era romana, ma lei ti ha fatto conoscere le canzoni napoletane, quelle tradizionali, e devo dire che sono canzoni ancora oggi le più belle, che rappresentano veramente la vera grande melodia nel mondo. E colgo l'occasione, visto che noi siamo in diretta su Rai Italia, per cui in questo momento, Massimo, noi siamo visti in tutto il mondo, per cui saluto anche tutti i nostri connazionali. Oh, ciao ragazzi! Che ce ne sono tanti, che amano la canzone napoletana. Un abbraccio a tutti. Vediamo la canzone napoletana. Un abbraccio a tutti. La più grande attrice del secolo italiana, europea, forse anche mondiale sicuramente, Anna Magnani. E mi piacque molto quando lei mi disse... Ah ragazzi, conosci questa canzone? E lei accennò a questa canzone, ho soltanto innamorato. Io dissi, no signore, non la conosco. Ma che c***o napoletano sei? E non conosci questa canzone? Signora, entra, coraggio, coraggio. Signore, io che sono prontissimo. Oi vita mia, oi cuore, e chi sto cuore, si stato, o primo amore, o prima e l'ultimo sarai per me. Oi vita, oi vita. Sei stato, o prima amore, o prima e l'ultimo sarai per me. La più grande interpretazione di Osdata innamorata, Mara. È la più grande interpretazione in assoluto. In assoluto, è la più grande in assoluto. Meravigliosa, commovente. Io da napoletano lì che facevo la comparsa, ovviamente, mi sono commosso. Era devastante quel momento quando lei cantava questa canzone, veramente devastante. Proprio il dolore di questi ragazzi che partivano per la guerra, cioè ha colto in pieno il significato di questa, proprio in pieno il significato di questa canzone. È intoccabile, grande, 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 meravigliosa. E tu hai avuto la fortuna di lavorare con lei, di conoscerla, di poter... Io ho avuto grande fortuna, grande privilegio, fortuna. Il privilegio, la fortuna. Eh sì, grazie a Alfredo Giannetti che mi scelse per questo ruolo del soldatino, grazie al grande Alfredo. Allora, grandissimo Alfredo Giannetti. Tutti e tre gli episodi erano veramente meravigliosi. Senti Massimo, poi insomma il grande successo nel tuo lavoro, nella musica, grande successo anche al cinema, come abbiamo visto. Poi però, siccome tu vuoi essere un artista a 360 gradi, vuoi pure ballare e balli pure bene. Vediamo questo filmato. Yeah.
balli pure bene. Mara, Mara, posso fare un ringraziamento dal profondo del cuore tutto al mio maestro di tip tap, che oramai sono tanti anni che è il mio maestro e che mi sopporta e mi supporta, ma soprattutto mi sopporta, che è Giorgetto De Bortoli, che sto pezzo l'abbiamo montato mezz'ora prima praticamente di andare in scena, che si apriva, che andavamo in onda. Ha montato questo pezzo di una bellezza indescrivibile, perché l'ha preso da Broadway, me lo propose, ci siamo messi lì un'ora al giorno durante le prove del mio fantastico, e lo devo ringraziare per tutta la vita e anche in un'altra vita se c'è, per tutto quello che fa per me. Grazie Giorgio, grande maestro di tip tap, grande, e tu lo conosci. Andiamo avanti, Massimo, allora, con la tua carriera, perché nel 2010 poi arriva Filumena Marturano con la grande Mariangela Melato, e anche qui ho delle immagini. I figli sono figli. E che vuol dire? Devono sapere chi è la mamma. Mm. Devono sapere tutto quello che ha fatto per loro. Mi devono voler bene. Non si devono mettere vergogna davanti agli altri uomini. Non si devono avvilire quando vanno a fare una pratica, un documento. La famiglia, la casa, la famiglia che si unisce per un consiglio, per uno sfogo. Si devono chiamare come me. Come te che? Come mi chiamo io? Siamo sposati? Soriano! Ah, Soriano! Soriano! Io l'avevo capito! No, ma lo volevo sentire da te, da questa bocca sacrilega, per farmi capace che se anche ti calcio a calci e ti schiaccio la testa come si schiaccia una serpe velenosa che si distrugge per liberare la povera umanità, qua, in casa mia, col nome mio, quei figli di... Quei figli di che? Tuoi, fino a me. Hai capito? Tuoi. Se mi domandi i figli di che, ti posso rispondere tuoi. Se mi domandi i figli di chi, non ti posso rispondere, perché non lo so. E neanche tu lo sai. Ah, tu ti credevi di aggiustare la faccenda, di metterti a posto con la coscienza, di salvarti dal peccato mettendomi in casa tre estranei. Ma figuriamoci. Non metteranno piedi in questa casa. Guarda, fino a me, ti giuro sull'anima santa di mio padre. Non giurare! Non giurare! Perché io, per aver fatto un giuramento, ti sto chiedendo l'elemosina da 25 anni. Non giurare! Ecco, Massimo, ho voluto mandare anche un frammento di questa interpretazione tua, e anche per omaggiare la grande Mariangela Merato. Soprattutto Mariangela. Allora, donna Massimo, meravigliosa, amica e compagna di lavoro incredibile. Massimo, vado in pubblicità e poi riprendiamo Sanremo, sì, quando hai vinto con Perdere l'amore, abbiamo ancora tanto altro da far vedere. Pubblicità. C'è Domenica Il sulla Rai, sulla Rai c'è Domenica Il. C'è Domenica Il. C'è Domenica Il. Ecco qua, siamo ritornati, Massimo. E... ecco, zia. Stiamo facendo un bel percorso, ti posso dire. Mi emoziono, partecipo. Sì, bellissimo. È un po', bellissimo. Sai, siamo talmente legati noi due poi che quando parlo della tua vita in qualche maniera, non lo so, mi sento di famiglia. Con te mi sento proprio di famiglia. Ma è così, Mara, ci conosciamo da veramente una vita. Una vita. Allora, a proposito di vita, arriviamo al 1988 e tu partecipi al festival. Data storica. Perdere l'amore. Vediamo. Il vincitore del 38esimo Festival della Canzone di Sanremo è
Massimo Ranieri e Perdere l'amore. Quando si fa sé, quando sopra il viso c'è una ruga che non c'era, provi a ragionare, fai l'indifferente, fino a che ti accorgi che non sei servito a niente, e vorresti urlare, soffocare il cielo, sbattere la testa mille volte contro il muro, respirare forte il suo cuscino, ed è tutta colpa del destino, se non ti ho visto. Massimo anche qua presentava Miguel Bosé. Com'è strana la vita, eh? Guarda che è curiosa, è veramente curiosa. E presentava Miguel Bosé, incredibile, incredibile, incredibile. Beh, Mara, chi ha vinto Sanremo può capire l'emozione che si prova in quel momento. È come l'Oscar americano per gli attori, per noi questo è l'Oscar della canzone, ovviamente è cambiata la mia vita da lì. E pensare che ero andato a Sanremo, io stavo, ero in giro con Rinaldo in campo, lo spettacolo bellissimo di Carina e Giovannini, e mi diede il permesso quella settimana per andare a Sanremo, e poi ho detto vabbè, vado a Sanremo solo per far ascoltare al pubblico questa bellissima canzone, mi piace molto, la voglio cantare, poi come va non mi interessa. E invece è successo l'imprevedibile. Io ringrazio gli autori, ringrazio la mia ex casa discografica, insomma è stato un momento veramente magico, come Metello e come Rose Rosse, il Cantagiro, insomma sono tappe che hanno segnato sicuramente fondamentali della tua vita. Fondamentali. Qualche mese fa ho avuto qui a Domenica in studio ospite Tiziano Ferro, e Tiziano Ferro mi ha detto che poi lui ha cominciato a pensare, tu lo sai, no? Un grande tuo ammiratore, ha cominciato a pensare di fare il cantante ascoltando proprio te, perché tu sei stato fondamentale nella vita di Tiziano Ferro. E a Sanremo quest'anno finalmente avete coronato questo sogno da parte proprio di Tiziano di cantare con te, e io voglio far vedere questo bellissimo momento. Sì, dai. Questa sera al Festival di Sanremo due grandi artisti che non si sono mai incontrati, che non hanno mai cantato insieme, ma tutti hanno definito uno l'erede dell'altro. Di abbracci, Massimo, che bel abbraccio anche questo. Eccolo, vedi? Meraviglioso, pieno di affetto, di stima, di simpatia. È stato, devo dire, ho conosciuto, perché veramente non ci siamo mai conosciuti, ci siamo conosciuti in quell'occasione, ho conosciuto un ragazzo meraviglioso, di una grande umiltà, di una grande intelligenza, grande sensibilità, grande accortezza. Si è messo lì e ha detto: Massimo, dimmi tu cosa vuoi cantare, io canto quello che dico. No, sei tu il protagonista, che canta tu, io ti posso solo che seguire, sono qui a tuo servizio. Ed è venuto fuori una cosa veramente meravigliosa per quanto mi riguarda, un'esperienza meravigliosa. Massimo, e veniamo alla nuova canzone. Tu ci tieni moltissimo, perché è frutto di collaborazioni importanti, sì. Ci hai lavorato tanto, anche a distanza, vero?
Anche a distanza, sì, anche a distanza di migliaia e migliaia di chilometri. Appunto, con Gino Vannelli. È Gino Vannelli, sì. Con Gino Vannelli, esatto. È un disco che... sì, Gino Vannelli, praticamente sono... Questo entriamo nel quinto anno che ci rincorriamo, nel senso che lui con i suoi concerti, io con i miei, io gli mando, lui mi manda le basi, io devo provare delle tonalità. Come, lo sai, no? Come vanno queste cose, Mara? E finalmente abbiamo chiuso questo disco e spero, mi auguro, con il beneplacito di questo maledetto virus, settembre prossimo siamo tutti nei teatri, ottobre siamo tutti proprio per presentare questo nuovo disco in radio e quant'altro. Mia ragione. E abbiamo realizzato questa canzone. Mia ragione. Che si intitola, esatto. Mia ragione. Io faccio canzone vedere... La trovo bellissima, un testo meraviglioso. Che parla di... Parla di un amore, come al solito, che finisce con uno sconfitto e un vincente. Ma in questi casi io credo che si esca sempre sconfitti tutti e due, inevitabilmente, purtroppo. Io voglio mandare il video che è bellissimo, il videoclip. Era la notte, uomini e strade, e chi non può dormire, e anche il mio passo le infinite stanze di questa casa albergo troppo grande, e sfilerò le perle delle tue parole dal filo del tempo, ma il mio è un pensiero che non fa rumore, un'ombra dileguata al primo sole, e tu mi rivolgi una voce di schiena, chiedi un futuro che valga la pena, ma posso darti solo questo istante, e il passo del mio cuore dilettante. Mia fame, mia sete, mia salvezza, mia dannazione, mio grido, mia quiete, mio torto, mia ragione, dietro ad una curva dei miei pensieri ti ho vista passare, ma la tua voce era così distante ed il mio passo sempre più pesante, e avremo un'altra scusa buona per aspettare, per prendere tempo, solo una storia che ci raccontiamo per somigliare a quello che non siamo, e tu la stessa faccia, l'identica scena, chiedi un domani che valga la pena, è una carezza che non sia dovuta, ma ho solamente una risposta muta. E come va orare, non sentire niente, risalire il tempo contro la corrente, di incontrarmi il giorno in cui mi sono perso, per diventare me stesso e poi tornare indietro con una faccia nuova, avere tutto da imparare ancora e poi sederti accanto e sussurrarti appena come il racconto di una vita intera. Mia fame, mia sete, mia bellezza, mia guarigione. Sederti accanto e sussurrarti appena come il racconto.
Beh, qui è partito, siamo quattro gatti, ma è partito un applauso spontaneo da parte di tutti i miei collaboratori che sono qua. Grazie. Che dire? Ma io quando ho ascoltato questa canzone, Mara, la frase che mi ha colpito molto è stata «Mia fame, mia sete, mia ragione». È stata una roba che mi ha proprio touché, come dicono i francesi. Sì. Dico, come si fa a scrivere una roba, a venire in mente a un autore, un giovane che si chiama Ilacqua, Fabio Ilacqua, tra le altre cose, che lo saluto se ci sta guardando. Mia fame, mia sete, mia ragione, mia dannazione, mio torto. Beh, meraviglioso. Ho detto sì, questa la devo vita. Cantare. Come perdere l'amore, uguale. È la stessa vita. Emozione, la vita di tutti i giorni. Poche parole. Senti Massimo, sì. Devo dire che è stato bellissimo questo percorso. Adesso io vado dal professor Galli, mi farebbe piacere averti sì. in collegamento, magari puoi interagire un po' con lui, ma prima voglio dirti che sei un grande artista e anche un grande amico per me. Io sono un grande... Io sono un grande amico tuo e sono un grande di età, basta, solo questo. Siamo grandi tutti e due, guarda come sto conciata io, pure col piedone, mi ci mancava. Allora... Mara, sei sempre meravigliosa, sei bellissima. Guarda, oggi mi dicevano tutti, via subito al pronto soccorso, dico prima vado in onda e poi vado a farmi vedere e spero di arrivarci.